Tele Durruti, Fulvio Abate. Poteva non accadere? A cosa mi riferisco? Alla nostra bella gente. Beh, è accaduto che in seguito alla pandemia, al Covid, i nostri amici si sono divisi tra loro. Alcuni reputano che dietro questa malattia, dietro questa tragica situazione che ci tiene in qualche modo sospesi da oltre un anno, ci sia un complotto, sono parole loro. Adesso vi diciamo quali sviluppi hanno avuto gli incontri tra di loro. Violante Vadagliacchi non è complottista. E neppure Lodovicanirchi, e neppure Nello Pellillo, e ancor meno Lucrezia Rossi Orzelli. Non lo è Maria Claudia Malavolta, non lo è Yvonne Pellutri. Ha qualche dubbio Auriangela Catone, e ne ha parlato con Enzo D'Amico Isotropo, che però non si è convinto, e ha deciso di vaccinarsi, Enzo. Adesso vi dico intanto i non complottisti. Non lo sono Saro Rummo Scarascia, Patrizia Tirabocchia, Alberta Roncale, un po' Massimiliano Tellamo, Anna e Mauro Pacirdi. Beh, Anna si è vaccinata, Mauro nicchia, Verde Pane Pizza non lo è, Clizia Zirzuolo non lo è, Felpa Iemma si è vaccinata, ha avuto qualche dubbio tra Moderna, Pfizer e ancora l'Anzillo Danzilli, no. Pancrazia Lanzone di Spitto, neppure. Nello Pellagio, no. Antonella Polverari, Ortensia Colaciopo, Farra Far... Oh, Leo Cacchiero sostiene, ritiene anche di avere delle pezze d'appoggio, che attraverso il vaccino ci vengono inoculati, lui li definisce dei animaletti, animaletti di metallo che modificheranno il nostro DNA. Così Leo Cacchiero, Shazam Baldam Bembo, si è vaccinata, d'altronde se deve danzare le sue danze di figura, idem Orsetta Caccardi, Leandra Clisteri, Maria Luce, Ips, non risponde al telefono. Si è molto risentita con Marzia Rettaroli Firnolo, che le ha chiesto quando si sarebbero dovute vedere al maneggio di Marzia il Green Pass. E Maria Luce ha detto: non ci vengo. Verde Casa Sollievo ha fatto il vaccino e ha detto di se stessa: mi sento sollevata. E il piccolo Pino Mocero. Che vogliamo dire di Pino? Hanno cercato di convincerlo, Pino, la Policar, la Scalextrix, ti compriamo qualsiasi cosa, ma Pino, il piccolo Pino Mocero, è riluttante. Costanza Varicocelli, anche lei complottista. Idem Brunella Zuppa, Anthony Harrison dice: qui stanno morendo tutti dove sono io. E quindi non abbiamo avuto risposta. Yves de la Lande, Yves de la Lande, oh, era alla manifestazione che 2 sabati fa si è svolta a Place de la République a Parigi, e innalzava un cartello col volto di Coluche, il comico, e la scritta Liberté. Oh, Yves de la Lande ritiene si tratti proprio di un complotto, Big Pharma e tutto ciò che sappiamo. Mauretta Cardaci si è vaccinata, Mauro Camarda idem, e ancora si è vaccinato anche lui con AstraZeneca, Maurilio Casetta Mattei, Micol Zegno, Max Avellone, Max Zuccato, Max Zermoz, complottista. Marinella Zummo si è vaccinata, Antonio Sarcicola idem, Luisa Brunoro pure. Asia Giannacello va qualche dubbio tra Moderna e Pfizer. Antonangelo Zapparrini
Non ne vuole sapere. Fiorenza Sciolti, anche lei, non vuole saperne nulla. Niente vaccino, ha detto. Nuto Valle, sì, si è vaccinato, era contento. Ha messo anche un selfie con il cerotto, con la peccetta sul braccio. Chantal Picorli Nevola non ha opinioni. Pino Carnaro, vaccinato. Zoe Luppi, vaccinata. Mariella Gianfrone, oh, Mariella Gianfrone! Si è iscritta a una lista di persone che hanno detto che se loro li toccano e muoiono, poi scateneranno un Armageddon. Buh. Enzo Ripolla Santi di Fonca, vaccinato. Marco e Filippo Cintura si sono vaccinati e mentre stavano lì alla tenda dove venivano vaccinati, ballavano il vamp, allora il bump. A un certo punto l'infermiera ha detto: oh, state fermi! E non c'è stato modo. Però si sono vaccinati, Marco e Filippo. Ora Reliani non si è vaccinato, sta aspettando una posizione interlocutoria. Idem Sirio, Rossano D'Angelo, Marina Togliatti, Colo Crozzi, vaccinato. Laverno, Rossi, Casaro, non si vaccina. Livio Struzzi di Ricano si vaccina, si è già vaccinato, anzi. Enzo Salvemini vaccinato e si è vaccinato fuori, probabilmente con lo Sputnik, probabilmente non andrà bene. Gippo Pinna non vaccinato, Stella Almirante pure lei non vaccinata, convinta insieme a Maruccia Spadacorta che c'è la convinzione che col vaccino sia loro inoculata micro navicelle spaziali che agiscono sul sangue, modificandone sostanzialmente. Pronto? No, per niente. Aspetta che finisco è al telefono. Salvo Corricola di Torretta mi dice che ti sei vaccinato, Salvo, sì? Bene, insomma. No, ti dico anche gli altri che si sono vaccinati, te lo comunico, carissimi Marchetti. Allora, Rino Laudanello si è vaccinato, Diamante Brucato ha detto assolutamente, ce l'ha a morte con... Come si chiama quel medico? Che anche un... quel medico, non Brunori, come si chiama? Burioni, ce l'ha morto con Burioni, Diamante Brucato. Marina Policar non sappiamo. Ubaldo Nirpi Savoca si è vaccinato. Mariella Furcillo sì. Miro Sbacchi dice si è chiuso in casa e sputa in faccia a chi dovesse proporgli di andare al lab vaccinato. No, il problema è stato con Pino Mocciaro, non vuole, gli hanno regalato la Policar, niente da fare. Miro Sbacchi vaccinato, Ribecca Fulciniti vaccinata, Jean de la Soucanière, quando l'hanno chiamato gli ha detto io il vaccino me lo faccio pure sul pisello. Ecco, ho detto tutto. Tele Durruti, adesso devo parlare un attimo con... Sì, che ti arrivo, Tele Durruti.